Monsignor Pappalardo, questa sera Festa Grande a Lendini, si riapre al culto la Chiesa Madre restaurata dopo tanto tempo. Lei ha detto bene, Festa Grande, già si vede come la partecipazione dei fedeli è così numerosa, per cui è un momento di festa per tutta la città. E del resto si sente, insomma, la Chiesa Madre è simbolica in ogni paese, in un paese come Lendini, che è una città, la Chiesa Madre ha tutta la sua storia, e quindi riaprirla al culto dopo il restauro è un momento di grande gioia, di lode al Signore, perché la Chiesa innanzitutto è il luogo nella quale si celebrano i santi misteri per lodare il Signore, e lo vogliamo ringraziare anche per questo momento che la comunità dei cristiani, ma tutta la città, sta vivendo. Grazie a voi. Don Pizzo, parroco della Chiesa Madre di Lendini, ecco, questa sera Festa Grande a Lendini, inaugurazione della Chiesa Madre dopo tanti anni, finalmente è stata restaurata. È un omaggio a Lendini, perché la città se lo merita, se lo meritava. Le bellezze ci sono, ma vanno riscoperte, vanno disseppellite, perché Lendini è piena di tesori, opere d'arte, bellezze. Questa chiesa ne è un esempio, ma ci sono tanti altri luoghi che, se davvero fossero valorizzate, darebbero slancio a questa città. Nel discorso di apertura ho detto, potrebbero far diventare Lendini non un paese di nicchia o noto solo per le cronache giudiziarie, ma addirittura un paese di cartolina, da cartolina. Onorevole Vingiullo, questa sera Festa Grande a Lendini, si inaugura la Chiesa Madre dopo tanti anni, grazie anche al suo impegno. Ma questa sera è una serata bellissima, perché quando si riapre una chiesa è un momento di grande felicità per tutta la comunità, anche se la comunità è una comunità non credente, però l'apertura di una chiesa è sempre un momento straordinario. E poi quando parliamo di questa parrocchia, una parrocchia che era stata ferita dal sisma di Santa Lucia del 13 dicembre del 1990, e poi per anni un'assoluta incuria, un'assoluta indisponibilità quasi a voler utilizzare le somme che invece erano state stanziate la notte del 31 dicembre del 1991.